Ragazze, buonasera. Allora, oggi voglio provare a fare il cremino. Dopo una giornata di stare a letto perché appunto ieri ho fatto la seconda dose del vaccino e sono stata male, ora ho preso una tachipirina un paio d'ore fa e sto un pochino meglio, quindi voglio provare a fare questo cremino. Gli ingredienti sono facili. Allora, io ho comprato questo caffè solubile e decaffeinato, quindi diciamo per me è meglio. Questo l'ho preso al Lidl circa 2,70 euro e ne occorrono 20 grammi e l'ho messo in questa ciotola. Poi ci vogliono 200 ml di acqua ghiacciata e poi 150 grammi di zucchero a velo. Però se vi piace più dolce potete aumentare appunto lo zucchero. Allora ho messo il caffè, ora metto l'acqua ghiacciata 200 ml. E poi metto lo zucchero a velo. Ok, qua ne è rimasto ancora, come vedete, appiccicato, e io con una mano mi viene un pochino male. Vediamo che cosa riesco a fare. Vediamo se cade. Un'altra raschiatina, perché fra l'altro la bilancia era bagnata. Va bene, dai. Ok, allora cominciamo a sbattere, a montare, anzi. Ok, vediamo che cosa ne viene fuori. Aumento la potenza. Allora, ragazze, come vi sembra? Guardate che bello montato, spumoso, come si è schiarito. Ora io lo metto in una bella coppa e ci metto un pochino di cioccolata fondente sopra per guarnire. Allora, per completare l'opera ci mettiamo un pochino di cacao, così, ok, e poi ci sbricioliamo un poco di cioccolata fondente, ops, ecco, facciamo un pochino di scagliette di cioccolata fondente. Direi basta. Ok, ragazzi, vi stavo dicendo che il cremino è pronto. Guardate che bontà.